buongiorno a tutti. Parliamo oggi, se dovevo parlare di altro, magari farci gli auguri per una fine di buon anno, e questo lo faremo lo stesso. Ma purtroppo dobbiamo parlare di una problematica seria che attanaglia non solo il nostro paese, ma e non solo la Calabria, ma la nazione intera: la carenza di medici. Purtroppo le guardie mediche in tutta Italia sono minate da questo problema gravoso, la carenza di medici. È generale, non c'entra assolutamente l'amministrazione comunale in questa problematica. È una problematica che l'ASL purtroppo ha ingangrenito con delle scelte sbagliate, annose. E il discorso di non avere medici e di cercare di tamponare con l'importazione di questa branca lavorativa particolare e delicata non basta, anche perché le nostre eccellenze vanno a lavorare all'estero. Se c'è il discorso che le nostre eccellenze vanno all'estero, e ce lo siamo chiesto il perché di tutto ciò, perché forse non vengono retribuite per quelli che meriterebbero, quindi hanno uno stipendio molto basso e vanno a guadagnare di più, e i rischi che corrono nel espletare il loro lavoro, perché un medico non è che fa il medico perché è un ripiego, assolutamente. È una professione scelta, una professione sacra, una professione che si fa con dovizia, si fa con amore. E oggi questa figura viene un pochino bistrattata e il medico se ne va dove viene trattato per tale. Quindi io faccio l'appello alla popolazione per fare capire. La guardia medica non è un posto di lavoro dove un'amministrazione comunale può intervenire, no, può intervenire assolutamente. È a intera tutela dell'ASP, per cui la crisi è nazionale. Quindi noi cosa possiamo fare per cercare di dare un po' di aiuto alla nostra popolazione? Cercando di capire i turni non è che ce li comunica il 118 direttamente a noi. Il 118 comunica i turni di guardia medica al comando dei carabinieri, basta questo. Poi è interesse nostro capire se la guardia medica è o non è coperta. Mi raccomando, per questi giorni purtroppo siamo scoperti, non ci sono medici. Un medico che doveva fare 24 ore è ammalato, perché anche un medico si può ammalare, è ammalato, per cui ha saltato questi due turni che dovevo coprire. Gli altri turni erano già scoperti proprio per questa carenza. Allora, capite, io chiedo scusa a nome dell'ASP, ma non siamo assolutamente noi come amministrazione comunale colpevoli o autori di nefandezze varie che sento in giro, l'amministrazione, ma cosa può fare un'amministrazione comunale per poter sopperire una cosa impossibile? È impossibile. Anche i pronto soccorso sono nella stessa situazione. Comunque, io vi auguro ogni bene, una buona fine, un buon inizio di anno di 2024. E per qualsiasi cosa, rivolgersi al 118, che darà l'indicazione più giusta per affrontare la problematica. Auguri e buon anno a tutti. Grazie.